Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata dell'Educard Talk Show. Oggi avremo un ospite molto speciale, infatti non è una puntata tradizionale come tutte le altre, vero Pietro? Adesso abbiamo la possibilità di conoscere meglio Istanbul tramite le parole di un'artista turca. Dai un grandissimo benvenuto a Devrim Ceylar. Benvenuto a Devrim, è un onore averti qui oggi. Grazie Leonardo. Devrim, la musica, come ha fatto parte della tua infanzia e come ti sei avvicinata al mondo della danza? La musica è stata molto importante nella mia vita perché ho cominciato ad andare a vedere dei concerti di musica classica quando avevo 5 anni. Il mio papà mi portava sempre a vedere questi concerti di danza, cioè musica classica, e di cui io dormivo. Non capivo niente perché era proprio, per me era noiosissimo, una bambina di 5 anni, però cioè lui mi offriva il cioccolatino, mi diceva dai ti faccio così, facciamo così, ci divertirai, se dormi non ti preoccupare. Infatti mi sono addormentata sempre nei concerti, e che la mia mamma era un po' arrabbiata con me dicendo ma perché porti una bambina di 5 anni a vedere un concerto di danza, cioè musica classica, lui diceva che dorme, lui diceva ma dorme con quella musica. In effetti per me è stato comunque la musica classica un inizio importante per la mia artistica, che mi ha portato proprio qua oggi a parlarti. Per me è molto importante, tutte le musiche, tutti i tipi di musiche per me sono importanti, però la musica classica per me è all'inizio della mia, cioè, della mia vita artistica qua, che voglio condividere con voi. E invece come racconteresti la città di Istanbul, per chi non c'è mai stato, in generale la Turchia? Quali sono gli aspetti più belli di questa città o del paese? Ce ne sono milioni, che arriviamo fino a domattina che non abbiamo tempo. Istanbul è una città più bella del mondo, per me è una favola. Immaginate ragazzi, Istanbul fra due continenti, la parte asiatica e la parte Europa. Viaggiando tra due continenti ci sono delle cose differenti che potete anche notare. Istanbul, c'è il Bosforo che divide questa città in due parti, delle due parti, e che è una cultura ottomana che abbiamo, sono stati più oltre ben 500 anni quasi, e poi è arrivata la nuova cultura turca. Ci sono 20 milioni di abitanti, cioè 5 volte Roma. Immaginate quante cose siano state nel mondo di Istanbul, sia con cultura, l'arte, tutto insomma. È una città magica dove ci sono le luci, quelle più belle che potete vedere, con le moschee, con le chiese, potete trovare tutto. Non ci sono solo turchi, ci sono tanti stranieri, musulmani, che la maggior parte della Turchia sono, cioè la regione musulmana, però ci sono cristiani, molto culturali, che potete vedere artisti per la strada, artisti che comunque mettono il loro l'amore per l'arte, non solo nei posti di concerti, anche quelle delle strade, che potete trovare tante cose bellissime per la cultura. Istanbul è meravigliosa, vi consiglio di andare un giorno, ok? E senti Devrim, qual è la tua danza preferita, quella che ti dà più emozioni? Bella domanda, grazie mille. La danza più, cioè, per me la danza classica, dove io, quello che io sempre ho studiato, ho cominciato, però non mi bastava più. Il perché? Perché la danza classica, una danza classica, ci sono tutti questi, il cigno del lago dei cigni, la Cenerentola, ci sono tantissime quelle melodie che avete sentito, magari qualche la Giselle, il Corsario, insomma. Tutti questi passi, la musica, loro fanno da ben 200 anni, stesse cose, stesse persone, stessi ruoli, stessi passi che sono bellissimi, però non puoi creare qualcosa da te. A me mancava questo quando studiavo, non volevo essere sempre il cigno nero, il cigno bianco, volevo proprio creare qualcosa anche da me, che cominciato dopo essermi laureato dal conservatorio, ben 10 anni di studio, ho cominciato a studiare la danza contemporanea. E la danza contemporanea è una cosa più diversa dalla danza classica, perché tu puoi creare dei tuoi passi.
la tua passione, puoi mettere il tuo amore per una persona che magari che hai, per una natura che hai, cioè tutto quello che tu senti dentro di te. Non è che devi seguire dei passi delle persone che già non sono morte ormai, non ci sono più qua, con tutto il mio rispetto. La danza contemporanea per me è una cosa che posso aprire il mio mondo, che il mio mondo, il nostro mondo ricco che abbiamo dentro, creando nostre storie, nostri passi e diciamo nostre avventure di vita. Oggi per me è stato molto importante. Speriamo che per te la danza duri fino a quasi alla morte. Allora, cioè, chi era Isadora Duncan? C'è vissuto una ballerina vecchia che ha creato la danza contemporanea, ha ballato fino ai suoi 90 anni. Spero che non lo so, c'è proprio però c'era una vita proprio. Ti auguriamo. Finché cammino ballo, cioè finché non cammino, capisci? Ok, quello. Ti auguriamo allora di ballare. Ballate, fate tutto quello che. Sì. Non fermate mai. Sì. Non vi fermate mai. Grazie. Andate avanti. Ok? Grazie. Grazie. Ragazzi, a voi piace il kebab? Guarda ragazzi, io lo mangio una volta e mi sei piantato sullo stomaco. Perché te non hai mai provato il vero kebab? E dove si mangia il vero kebab? Non basta andare al kebab bar? In Turchia, ignorante. Ma in Turchia, dove ci sono i cammelli al deserto? No, no, quello è un pochino più in giù, sveglia. La Turchia è quasi un continente, sai? E poi confina con un sacco di paesi mediorientali, lì sì che c'è il deserto. E pensate ragazzi, è anche vicinissimo all'Europa, anzi c'è una sua città che ne fa parte. Basta, idioti, che siamo in diretta. Stavamo parlando di cibo. Sapete che in Turchia c'è una varietà grandissima di cibo? Anzi, ma che dico, vastissima. Ma non solo kebab che si serve nei piatti, però questi sono dettagli. Però c'è... Ma una cucina ricca dell'influsso di Oriente e Occidente. Io ci sono stata in vacanza a Istanbul. È una città meravigliosa, unica al mondo e multiculturale. E inoltre sorge sul mare, quindi è piena di barche. Sì, anche io ci sono stata, pensate. Lì la gente si sposta con i battelli, proprio come gli autobus. Per questo è una città così variegata. Mi è venuta voglia di andarci. Anch'io, a mangiare il vero kebab buono. Ci vengo! In questa puntata parleremo del genere del documentario. Fare un documentario è difficile. Anche guardarlo se è per questo. Una volta ho partecipato a un documentario, non so come spiegarvi ragazzi, è come reincollare frammenti di realtà di uno specchio frantumato in mille pezzi, in mille angoli da mille direzioni. Che poetico che sei. Ragazzi, per farla breve, non è semplice riassumere una realtà o una storia. Beh, è molto difficile da ricostruire. Dicevamo, abbiamo visto un film che si chiama The Bridge of Sound of Istanbul, un film del 2005, ma che ancora oggi è molto interessante. Sì, infatti, a me è piaciuto un sacco il modo in cui il film racconta questa città multiculturale, che non solo è unica per le sue caratteristiche, ma anche in un incontro tra molti popoli e etnie diverse. Insomma, non è una cosa facile. Il regista è Fatih Akin, un regista turco-tedesco, premiato con l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino, con il suo film La sposa turca. Un regista molto importante e pluriprimato. Ma in questo film non ci sono registi o protagonisti. Il vero protagonista è appunto la musica. Che poi a Istanbul non ci sono solo musiche tradizionali. Magari qualcuno pensa che essendo una città antica ci sono solo appunto musiche antiche. Invece sono presenti tanti generi nuovi, come per esempio il pop, l'hip hop e il rap. Ma che grunge e il rock. Esatto, la mia preferita, quella che si chiama Fumo. Perché l'hai vista dai sottotitoli, eh? Duma, la musica della band, combina elementi della musica folk tradizionale turca con rock moderno e grunge.
Ah, tocca a me. Grazie. Ah, che in... volevo dire che in Turchia ci sono, oltre a questi, tantissimi generi musicali. Tutti questi sono uniti dalla lingua turca. E essendo questo un paese appunto di due continenti, ovviamente, Europa e Asia, la convivenza non è mai stata così tanto facile. Per molti anni ci sono stati scontri fra varie etnie in seguito a questi contrasti interni per un lungo periodo. Il popolo curdo non poteva esprimere la cultura attraverso la musica dal vivo perché suonare in lingua turca non era permesso allora. Soltanto negli anni 90 sono riusciti a riascoltare la fantastica voce di Ani Urdogan. Dovrebbe partire una clip della musica in regia. No, ok. Dunque, pensate che nel film, per esempio, l'ambiente scelto come sfondo era una hammam, ovvero un bagno turco tradizionale, insomma, scelta interessante. Questo documentario ripercorre il viaggio di Alexander Haik, che è alla scoperta di Istanbul, e attraverso gli occhi di questo musicista siamo riusciti ad ascoltare un sacco di musica diversa. A me in particolare ha colpito la storia dei due fratelli rapper. I fratelli Cesaybem facevano un rap velocissimo e molto incisivo. La ragazza che ne parlava al riguardo ha dovuto superare molti pregiudizi perché nel mondo del rap non pochissime donne ne fanno parte. Se ci pensiamo bene, anche in Italia è lo stesso, ancora oggi dopo 20 anni rispetto a questo film. Non esistono molti rapper donna. E poi non parliamo anche della di quanto là, in Turchia, la musica sia importante da tutti i punti di vista, sociale, politico, e unisce anche un intero paese. Sì, infatti la musica dovrebbe essere un punto di svolta anche per i cittadini, che dovrebbero essere incoraggiati a svolgere buone azioni, no? A me ha colpito molto, una città viva e piena di locali. Locali in cui si fa festa, si suona, si scherza. Il fatto che una città di 20 milioni di persone, ovvero una città enorme, convivono molte culture diverse. Questo documentario ci ha portato in un mondo unico, dove Oriente e Occidente si incontrano non solo meteorologicamente, ma in una fusione di suoni e stili di vita. Abbiamo ascoltato Flamenco Gypsy, Arabesque, che è un genere di musica pop con influssi della musica araba, il jazz, il rock e il rap. È per questo che la Turchia è così ricca di generi musicali diversi. Parte il sondaggio, ragazzi, diteci cosa ne pensate. Oltre a salutare ovviamente la nostra troupe dietro. Vorrei salutare anche i miei collaboratori. Fateci sapere cosa ne pensate, ci piacerebbe sapere le vostre opinioni. Anche nella prossima puntata continueremo il vostro viaggio nelle culture del mondo attraverso i film. E questa volta però andremo in Africa. Grazie per aver ascoltato questo podcast, per averci seguito un'accensione. Non vediamo l'ora di ascoltare i vostri audio e sentire le vostre opinioni. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Ciao! Prima? Buona.